Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Oggi vi faccio un video a merito di una domanda che era sorta all'interno del mio gruppo di Facebook. Quindi se volete iscrivervi al mio gruppo di Facebook potete seguire il link qui in descrizione e all'interno di questo gruppo potete trovare tante discussioni e tanti video riservati al gruppo che trattano argomenti più o meno complessi nel contesto della mobilità del corpo libero e via dicendo. Ok, quindi si parlava di come bisognerebbe andare a scaldarsi prima di effettuare un massimale. Allora, generalmente io tendo sempre a contestualizzare quale dovrebbe essere l'esercizio che andiamo a testare, perché logicamente l'intensità dell'esercizio è uno dei fattori determinanti. Quindi nel contesto per esempio delle trazioni, se io dovessi andare a testare un massimale di trazioni, come inteso come numero massimo di trazioni che riesco a eseguire di seguito, ho un riscaldamento che è leggermente diverso rispetto ad un test massimale di trazione con la zavorra, ok? Quindi sostanzialmente la scelta di andare a fare una cosa piuttosto che nell'altra ricade nel tipo di test che devo andare a fare. Se io devo andare a fare un test di tipo massimale, quindi con la massima zavorra, io devo andare ad avvicinarmi al carico che voglio andare ad allenare, perché ovviamente è molto più alto rispetto alla condizione generalmente di riposo, quindi di lavoro a carico naturale, e l'idea è quella di andare a preparare il cervello, quindi una vera e propria preparazione nervosa, passatemi il termine, per andare a esprimere quella che è la massima prestazione quando si raggiunge il carico da testare. Al contrario, nel momento in cui io vado a eseguire invece un test per il numero massimo di ripetizioni, è necessario che, visto che è un gesto già consolidato, perché io vado a testare un numero alto di ripetizioni, quindi se arrivo a fare un numero alto vuol dire che il mio corpo si è già abituato ad ottimizzare in modo sufficiente quel gesto, a patto che il numero mio massimo di trazioni non sia 6-7 ripetizioni, parliamo almeno di 15-20 trazioni per esempio. Quindi il discorso è che in quel caso, trattandosi di un gesto che è vicino a quello che è il carico minimo, che sarebbe appunto il carico naturale, in realtà quello che devo fare io magari è fare un paio di serie di esercizi che sono più facili, quindi per scaldare le strutture dei muscoli più piccoli, come per esempio possono essere i bicipiti o per esempio la cuffia dei rotatori. E l'idea è comunque quella di non andare ad affaticarci eccessivamente, perché un numero alto di un test su un numero alto di ripetizioni va a cadere per forza di cose in un tipo di sistema energetico che è fortemente influenzato dal livello di affaticamento. Quindi abbiamo queste due fazioni da una parte, e un test eseguito con un numero alto di ripetizioni e un test eseguito invece con un carico alto, quindi con un'intensità anche sia massimale. Quindi in base al vostro obiettivo il riscaldamento dovrebbe essere differente. Ok, quindi spero di aver chiarito un attimo questo dubbio, ci vediamo al prossimo video.